Dove ci siamo resi ovviamente disponibili a discutere degli investimenti e perché no, anzi, nell'interesse della comunità locale, però abbiamo da subito proposto, non è una contropartita, è un progetto da portare assieme, avanti assieme al Qatar, alla regione e anche alla Puglia, che però altro che ne ha proposto, ed è quello della Costa Smeralda Academy, quindi un polo, chiamiamolo universitario a livello internazionale, da portare avanti con ovviamente con la Cataloging e con le altre istituzioni. Vi leggo alcune pagine, poi ve ne do copia, però tutto nasce da una dichiarazione che feci io lì, apertamente con il ministro, lo cito con tutte le città, che non hanno riportato in gran parte nello studio del progetto strategico. E cioè dice, la sostenibilità sociale del progetto strategico di sviluppo della Costa Smeralda richiede un investimento importante anche sul capitale umano. Occorre offrire ai singoli individui, soprattutto ai giovani, nuove opportunità di crescita personale, adottando misure e strumenti che si collocano a un orizzonte strategico di lungo periodo. Tra i fattori di maggiore criticità che caratterizzano l'attuale momento di difficoltà economica e spazio da considerare con particolare attenzione la condizione di impasse culturale dovuta al basso tasso di scolarizzazione della popolazione giovanile e la grave carenza di proposte di alta formazione e di riconversione professionale degli adulti. È brevissimo, non vi annoio. È indispensabile creare le condizioni affinché le risorse e le potenzialità presenti sul territorio possano pienamente manifestarsi e dare vita a nuove professionalità in grado di reggere il confronto internazionale e di misurarsi con un mercato delle professioni sempre più competitivo. Si tratta di puntare con decisione sui giovani migliori per offrire l'opportunità di inserirsi con successo nel mondo del turismo. È necessario intervenire sulla formazione continua e la riqualificazione professionale degli occupati. Occorre operare per l'inserimento lavorativo quanti siano fuoriusciti dal sistema produttivo, a beneficio tanto dei singoli individui quanto delle imprese turistiche attive sul territorio. Una riflessione maggiore sulle azioni strategiche che possono essere implementate per creare nuove opportunità, favorire la competitività del prodotto turistico e accrescere il benessere generale della collettività. Comincia a puntare con convinzione su un progetto ambizioso di formazione multilevel a caratura internazionale di ampio respiro, destinata a dispiegare i propri effetti sulle generazioni future. La creazione di una nuova eccellenza educativa fortemente radicata sul territorio gallurese, ma aperta alla complessità multietnica, costituisce la determinante fondamentale per vincere la sfida imposta dalla realtà contemporanea, trasfigurare le dinamiche economiche e imprenditoriali presenti e incidere positivamente sull'intero sistema sociale. Di questo vi do copia. Perché è il passaggio fondamentale per l'amministrazione locale. La creazione della, in realtà la fase è ancora più avanzata ovviamente, la creazione della Costa Smeralda Academy per noi è la parte fondante del progetto strategico. Tenete presente che all'interno di questa prima pagina, che è quasi un manifesto, è stato inserito il progetto nella relazione di politica del piano strategico. Questo significa che il Qatar ha deciso di operare anche su un piano che è quello dello sviluppo di lungo termine e investire sulle risorse umane locali. Tenete presente che c'è di più in quella paginetta, c'è già un prospetto che devo dirvi io ho, però devo tenere riservato perché va definito in alcune sue parti. Qui c'è già una proposta di campus universitario, una serie di scuole di discipline all'interno del campus, c'è già una proposta di collaborazione di protocollo di intesa con alcune università americane ed europee, di altissimo profilo, che metteranno a disposizione ovviamente il loro know-how, elementi di professori che potranno partecipare ai corsi qui. Il fatto diventerà un polo e un'opportunità non solo per tardi, ma sarà anche un richiamo a livello internazionale per studenti da tutto il mondo. Accompagnava la trasmissione di questa documentazione la lettera del CEO della Cataloging, Passaiel, a chiare lettere che si tratta di un piano di sviluppo e un progetto strategico plastico. Cosa intendo dire col termine plastico? Che può essere assolutamente discusso a livello di un tavolo tecnico tra istituzioni e cataloghi.
Quindi quello che propongo non è fisso, non è una proposta a prendere o lasciare, ma è una proposta di start, di iniziare a dialogare insieme per costruire il piano definitivo. E quindi non è contenuto in queste pagine, ma sarà il frutto di lavoro da cui in qualche maniera prendiamo spunto da queste pagine. Spero di non aver dimenticato nulla, comunque sono a disposizione per qualsiasi cosa.